Ora è finito e ti prego, fa che sia così. Bene, allora è stato un piacere conoscervi. Scusate tanto per l'invasione aliena. Vai tranquillo. Ma ehi, sono padre. Sapete com'è con i figli? Quando hanno bisogno di noi, facciamo anche l'impossibile. Eh già. Proprio. Di nuovo quel pannello. Ogni anno veniamo qui e quel coso cade. Davvero, tesoro? Un giorno o l'altro finirà in testa a qualcuno. Aveva ragione lui! Non puoi portare indietro il pannello, vero? Quando imparerai a usare tutti e hai sette buttato cervelli un'altra che volta lo sconcio? Tutti i sette cervelli che hai, mamma Stai mia! facendo la voce grossa con me? Nel. No! E adesso non vedo l'ora che esca il film che faranno su Disney. Spero solo che riporti i fatti realmente accaduti. Già, Figliolo, vero? È una produzione di Hollywood. Un anno Non lo dopo. rovinerebbero mai. Una Chick e bella Little, la vera storia. storia. Allarme rosso, uomini ai posti di combattimento. Mi aggiorni, ufficiale Pesce. Ufficiale Come l'ha Pesce. capito, la malvagia armata volpefiniana è entrata nell'atmosfera terrestre. Ma questo significa. Sì, lo so. Il cielo crolla. Già. Comandante Little, no! Ti prego, chiamami. Chicken. Avrei voluto trascinarti in questa storia, Alma. Aldo, mi ricevi? Sì, comandante. Aldo, amico mio, una flotta aliena sta per invadere la Terra. Già. La civiltà come noi la conosciamo dipende da me. E in misura assai minore, da te. Mi resta solo una domanda. Sei pronto all'azione? Mi ricordo. No. Stavo per dire, io mi ricordo questa scena finale in cui la navicella di Aldo viene attaccata e Aldo dice la frase: andate avanti senza di me, lasciatemi magari una patatina, qualcosa del genere. Allora, spingi, spara missile e vai. Ormai abbiamo imparato. Comunque, game changer del film, del gioco, il sindaco, che non te lo aspetti, inizia a sparare cannonate contro le navi aliene. Complimenti al sindaco, veramente. E io intanto, ormai il gioco l'abbiamo imparato, sappiamo bene che. Ah, non ci arrivo. Che basta spammare. Ma ci passo? Ah, ok. Dicevo, basta spammare. E le parti qui in volo. Easy. Ecco qua. Io adesso faccio tutto quanto la missione così, ti giuro. Mi spacco il dito, ma. Ti giuro che la finiamo. Vai! Più che altro non ci sono cure. Vuoi perché magari è la parte finale, quindi dicono ormai. Ah, eccola, stavo invece dicendo. Stavo per fargli un complimento. Stavo dicendo, è la parte finale, magari hanno detto, l'avranno capito com'è il gioco arrivato a questo punto. Allora, qua dobbiamo andare un attimo piano, aspetta. Aia! Ok, aspetta. Due, perfetto, aspetta un secondo. C'era la possibilità? Sì, c'è anche la possibilità di ruotarsi, perché se no non ci passo. Ecco fatto. Aia! No, 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 dai, 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 dai. Datemi. Datemi una cura, per favore. Ma dai! No, non l'ho preso!
Ho 68 missili. Prendi quelle cure. Ok, una l'ho... l'ho missata per sbaglio, ma perché avevo paura di sbattere. Ok, e anche l'ultima è andata. Sai che mi sa che ci muoio? Se il gioco non mi dà una cura, mi sa che la nostra avventura spaziale finisce qua. Lo sai che forse in realtà è finita? No, all'ultimo! Cavolo, dovevi fare spawnare da capo! No, dai! Neanche in Kingdom Hearts le parti con le gunship c'era così tanto da sparare, che arriverà un momento in cui sparerò solo missili. Perfetto. Arriverà un momento in cui spareremo solamente missili. No, 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 no. Non la voglio rifare. Dai, su, apriti. Ma cosa vuol dire che non si apre? Tu devi prendere danno. Ma che schifo di gioco fino alla fine. Oh, maledizione. Le zone di volo fanno veramente schifo. Chiunque abbia pensato, ma sì, mettiamo uno sparatutto nello spazio a fine gioco, è proprio un criminale che spero stia scontando la sua pena. Ecco qua. Guarda, se alla fine sono morto prima. Se non sono morto alla fine. Ah, maledizione, quanto lo odio sto gioco adesso. Fino a prima avevo una soglia molto più alta di sopportazione, invece alla fine si è reso... bravo, bravo, ci ha salvati tutti. Prima era un coglione, adesso ci ha salvati, bravo. Io volevo vedere un'ultima scena con la volpe. Ma dai! Ci sono le scene in CGI di nuovo, che sono le scene che c'era fra un pezzo e l'altro. Allora, livello del gioco non è terribile, cioè nel senso... comunque è fatto bene per essere un gioco PS2, l'ho già detto e mi ripeterò più di una volta, ma... i giochi PS2 Disney DreamWorks erano molto superiori. Già all'arrivo di PS3 sono diventati veramente molto più scarsi, molto meno impegno nella realizzazione, i modelli, le animazioni. C'era veramente molta più passione in questi titoli qua nel periodo PS2 che, ripeto, il periodo PS2 secondo me era il periodo d'oro di questi giochi. Invece già verso la fine del PS2, quindi in arrivo della PS3, questa qualità è iniziata a calare. Cioè, Kung Fu Panda 2, Madagascar 2, tutta quella parte lì, anche Mostri contro Alieni, già era un po' lì. Però, cavolo, qua si vede molto più impegno, molta più comunque dedizione al titolo e al prodotto. Special Thanks vanno a me che l'ho finito il gioco, altro che... Non c'è un tasto per saltarlo sto video? Grazie ai nostri bambini tester. Vabbè. Mamma mia, non finivano più sti crediti. Beh, che dire, come stavo dicendo, il gioco comunque è fatto decentemente. I modelli sono belli, l'ambientazione è comunque arricchita, è piena di cose, e teniamo conto che sui dischi PS2
È lo stesso discorso di Game Boy Advance, di Nintendo 64. Dovevano avere una memoria molto piccola, quindi dovevano essere ristretti, però alla fine riuscivano sempre a cercare qualche gabola per inserire più roba abbassando il quantitativo di spazio utilizzato. E io invece qua mi chiedo, su dischi del genere di spazio ne hai a iosa, ne sei strapieno, talmente tanto che a volte magari un disco esce che ancora non dello spazio aggiunto, ma poi vedi le ambientazioni e sono vuote, il gioco ottimizzato col culo e ti fa passare la voglia di giocarlo. Questo invece, cavolo, colorato, fatto bene, le animazioni erano buone. Ok, lo ammetto, le parti in volo le ho odiate dalla prima all'ultima, anche quelle di corsa e macchina, per carità, però già erano più sopportabili. Però comunque anche collezionabili, c'era un po' di tutto, un po' quel mischiotto del periodo appunto 2003-2005, quegli anni lì che questi giochi facevano da padrone su PS2, che vedevi sì grandi bei titoloni, però poi appariva la Disney, la DreamWorks che facevano questi giochi che comunque erano buoni. Signori, voglio vedere gli extra prima di salutarci, i codici dei trucchi. Ti giuro che voglio provare a introdurre un codice. Negozio di minigiochi. Ah, con le figurine si prendono i minigiochi. Guarda, subito, subito. No, ti prego, non mi puoi dire che giochi a ping pong e usi come pallina Aldo. Guarda, giusto curiosità mia, voglio vedere il ping pong. Due controller? Ah, per forza. E allora cagati, non ci giocherò mai. Io sono senza amici. Quindi signori, vi ringrazio tutti per aver seguito anche questa serie. Ho già iniziato la registrazione della prossima e tra l'altro il primo episodio sarà in compagnia di un'altra persona. Probabilmente chi mi segue in live ha già avuto questo spoiler. Quindi vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se siete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti.